Il ministro delle Infrastrutture Toninelli, in una risposta alla deputata leghista Silvia Covolo, ha scritto che per la pedemontana veneta prima o poi bisognerà finalmente avere aperto il tratto a Breganze, in tempi brevi, ma quanto non si sa. Brevi, scrive, è dall'inizio dell'anno che i tempi di apertura brevi di quel tratto, già pronto, dovrebbero essere appunto pronti. Manca l'integrazione tra i paesaggi. Stiamo parlando di un software, non di roba da NASA. Insomma, mettere d'accordo un casello con l'altro, altro che tempi brevi. Abbiamo avuto tanta, troppa pazienza, dice la Covolo, ma soprattutto lo dice il presidente della regione Zaia, che non le manda a dire neppure sul fronte degli attacchi sulla gestione della pedemontana apparsi sui social. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da dire, invece di fare video o post su Facebook anonimi, vada in procura. In procura a noi piace andare, così discutiamo in procura. Ricordo che poi c'è anche il reato di calunnia se si denuncia uno per niente, solo per fare. Lo dico semplicemente perché a me spiace che si faccia credere ai cittadini che ci sia un branco di delinquenti in giro. Noi abbiamo coinvolto tutte le istituzioni dello Stato, dalla Corte dei Conti all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Avvocatura dello Stato, e ho nominato come commissario da pedemontana, pensi, non lo si dice mai, il vice avvocato generale dello Stato, l'avvocato Marco Corsini.